Salve a tutti, Bubba Followerini, ed eccoci qui in questo nuovo videozzo in cui non possiamo perdere troppo tempo perché questo nemico ci assolutamente prende e soprattutto ci one-shotta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 colpi. Dobbiamo semplicemente stunnarlo, fare in tempo prima che si alzi e prendere l'artefatto 1. Altrimenti 2, 3, 4, 5. Si arrabbia. 6, 7, 8. Ma qua c'è l'artefatto. 9, 10. Dovresti cadere. Io mi trovo con la Desert Eagle perché è molto veloce e riesco quindi a prendere sia la ricompensa sia a non farmi shottare prima che lui praticamente si alzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un attimino, 9, 10. Vedete? Io mi trovo molto molto a farlo così. Così lui, 1, 2, 3, 4, 5, eia, devo farmi tutto il giro, 6, 7, 8, 8 non ce l'ho fatta, 10. Poi lo finiamo perché lo abbiamo indebolito. Vedete quanto è easy? Per me è molto molto semplice farlo così. Ma buttiamoci gli ultimi due lancia, gli ultimi razzi che abbiamo, perché si abbassa questa, vedete, e lui si indebolisce. Uno. No, uno me l'hai buttato all'aria, Laras. Cosa possiamo usare più? Taratataratà. Questo è troppo lento, usiamo un poco di Uzi. State sempre attenti, perché questo burdino potrebbe finire per il one shotarci. Quindi io faccio un giro, giro tondo. C'è una paura matta, raga, che mi piglia. Dovresti essere morto, Guy. Bene. E usiamo gli ultimi colpi rimanenti per la nostra carissima fine. Ma non la fine ancora, perché? Perché giustamente sbloccheremo Hall Hollows. Io un salvataggio anche all'ultimo livello lo farei, ragazzi, penultimo. Mi correggo per il semplice motivo che questa scala è un pochettino infame, e vedete che giro strambus. Però se vedete, io l'ho fatto sempre così, il boss finale di questo gioco, mi sono ben ben trovata con la Desert Eagle, proprio perché gli date 10 colpi, timmate bene, da una cosa all'altra, e poi semplicemente ci lo, insomma, fate fritto. Voi invece come lo facevate? Ecco, vi volevo domandare, di solito che arma usate e come lo fate? Lo facevate da piccoli, lo fate anche ancora oggi? Qual è il vostro, diciamo, metodo? Il mio è sempre stato questo, perché ne ho provate veramente di tutte e tutti i tipi di armi, non ottenendo giustamente un risultato ottimale. Spero vivamente che non si senta troppo la moto, ragazzi, però pazienza, pazientate, perché se vedete rispetto al video precedente ho veramente più caldo e quindi devo rimanere la finestra che ho qui di fianco a me molto più sto aspettando che se ne andassi a fanculos, molto più sbracciata rispetto ai video precedenti. Ho detto ora li vado a fare i video nel primo pomeriggio, in modo tale che non ci dovrebbe essere più nessuno, dovrebbero stare tutti a fanghe, a praticamente a mangiare, e invece
Ok, ragazzi, alla fine ho chiuso perché mi stava incominciando a dare fastidio. E allora, prendiamo bene la mira. Altrimenti Lara fa una brutta fine. Quindi, se vi trovate il taglio, è un ottimo per quello, perché sicuramente si sentirà la moto a rompere i gabbas. Però mi dispiace veramente, ma fa veramente caldo. Infatti, ora che prenderò a fare le live, lascerò aperto come l'anno scorso, anche se dicevate che non sentivate gran cosa, perché sinceramente fa troppo troppo caldo, cioè inizia già a darci dentro, ragazzi. Quindi niente, fatemi sapere in tanti nei commentini. Fatemi sapere nei commentini in tanti. Eia! Venite, sì, fatevi avanti tutti, tutti! Ma che fa? Passa dal vetro. Tu spari tu, nonna! Vabbè, prendiamoci gli ultimi oggettini che ci concedono, sinceramente. È un peccato che li lasciamo qui al freddo e al gelo. Come sono generosi. Ci danno dei proiettili per Desert Eagle. Comunque, fatemi sapere in tanti nei commentini voi che arma eravate soliti fare e come li facevate, perché io... Dov'è? Io di solito quando ero piccola provavo difficoltà, giustamente. Ma dove sei? Ah, sarà qui. Oh, ma dove sei? No, vabbè, ma mi fa impazzire. Ecco, appunto. Ah. Non si vede una mazza. Qui dentro per praticamente niente, per liberare te. Vabbè. If you say so, ok. Oh. Si proseguiva nei vicoli? Sì, ok. Ma ero capace di perdermi anche in questo livello breve ma intenso. Non c'è nessuno più da accoppare? It seems not. Ed eccoci qui. Ebbene sì, ragazzi, abbiamo già concluso la nostra avventura e il nostro episodiozzo. Scusatemi, stavo guardando l'elicottero e praticamente stavo facendo vedere che sarebbe atterrato, però ho tolto la visuale, scusate, perché io ho guardato. E non dobbiamo fare altro che aspettare qui il nostro caro amatissimo elicottero dopo aver preso la nostra refurtiva e aver semplicemente ammazzato tutti. E ci gusteremo questo filmatinux. Troppo avvincente, bellissimo anche che Lara gli sorride e poi gli spara, troppo divertente. Perché è molto da bastorda, da badass, no? Vedetela quanto è badass, non si fa prendere mai una volta. Si sono autosparati da soli. Plam, plam. Plam, plam. I crediti bellissimi. Con tutte le immagini e il detasse di Lara. Pam, pam. Bello veramente, Tomb Raider 3. Effetti sonori, musica, il nostro caro Nathan McCree, che ha rifatto anche la Tomb Raider Suite, che contiene le host, queste qui dei Tomb Raider classici, rifatte in ambito moderno, ed è veramente stupenda la Tomb Raider Suite. Non so se l'avete sentita, ma vi consiglio l'acquisto della Tomb Raider Suite, anche digitale, perché è stupenda, ragazzi. È stato fatto un ottimo lavoro.
E ci abbiamo ben messo 9 ore e 44 minuti e 19 secondi. Sì, sono i secondi, e direi che non ci abbiamo messo poi tanto a concludere questa avventura. Abbiamo preso ben 60 segreti su 59. Oh yeah! Abbiamo i muscoli, nel senso, yeah! Il solito grido dei bambini in cui siamo felici perché ne abbiamo preso anche uno in più dei 59. Per fortuna non si è buggato. Abbiamo ucciso 449 nemici, abbiamo utilizzato 7126 munizioni, i bersagli colpiti 6370 e il pronto soccorso utilizzati 0 su 0. Potrei dire che è una buona run in cui no medikit used. Ovviamente usando la versione PC, perché io deduco che la versione per PlayStation 1 sia impossibile da fare senza usare medikit, soprattutto nelle aree quali l'Antartide, dove si deve fare tutto quel tunnel. Abbiamo percorso ben 56.3 km. Che dire, questo è il penultimo videozzo della serie di Tomb Raider 3. Spero che vi sia piaciuto. A tal proposito vi invito ad iscrivervi al mio canale, a meno che non lo siete già, e di attivare le notifiche e quindi la campanella di notifiche per ricevere notifiche ogni qualvolta io posterò un nuovo contenuto su YouTube, e lo vedrete qui sovraimpressione nel video. Soprattutto vi invito a mettere un pollice in su di incoraggiamento, che non fa mai male, e soprattutto di mettere andare giù nell'info box e mettere quindi like, e di seguirmi e di attivare le notifiche anche sulla relativa pagina Facebook e sui vari social, in quanto aggiornerò anche lì con un nuovo post ogni qualvolta verrà rilasciato un nuovo video sul mio canale. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e vi aspetto in tanti con i commentini. Mi raccomando, fatemi sapere come facevate questo boss e con che arma e che metodo utilizzavate, perché sono veramente molto curiosa. Poi ci vedremo con l'ultimo livello, che è All Hallows, che cercherò di far uscire molto prima rispetto venerdì, e faremo soprattutto un sondaggino in cui vedremo quando iniziare le live, in cui vi proporrò gli orari e i giorni, ma soprattutto i titoli che vorrò portare dopo aver fatto relative prove. Quindi ci vediamo con All Hallows e poi il sondaggino per vedere le live e i giochi da portare in live. Questo è quanto e alla prossima. Ciao!